Buonasera, buonasera, alle 20:10 minuti in diretta su Rete 8 Sport, nuovo appuntamento con il terzo tempo live per parlare diffusamente di Serie B e non solo, naturalmente in primo piano il Pescara, un altro risultato positivo, il quarto pareggio della gestione Pillon, sono 10 punti in 7 partite, sicuramente un pareggio molto prezioso, salvezza virtualmente raggiunta, ancora 5 punti di vantaggio sui playout quando restano a giocare soltanto due partite. La gara di oggi, primo tempo sottotono, incolore da parte dei biancazzurri a Novara, Novara in vantaggio con Moscati, il pari nella ripresa, ripresa convincente, grande reazione da parte della squadra di Pillon che avrebbe anche meritato la vittoria, c'è stato un palo e poi un gran diagonale nel finale di Mancuso, il pareggio siglato in avvio di secondo tempo da Valzania, quinto gol stagionale, sempre più determinante nell'economia del gioco biancazzurro. Buonasera a Gianluca Colonnello. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ringraziamo ancora Aldo Fattore a distanza di 4 giorni, confermatissimo anche Aldo Fattore, ex dirigente. Visto il risultato del Pescara è giusto certo. Che sia confermato. Come spero che sia confermato Pillon. E questo è il tema delle ultime ore e dei giorni successivi. Beh, ma d'altronde di questo bisogna parlare. Ormai il campionato è andato con la partita. Sarà di un tormentone. È in archivio. Sì, infatti, di fatto no, virtualmente in archivio. Beh, manca un punticino, ma proprio per l'aritmetica, a mio avviso, le squadre che sono alle spalle del Pescara, non so se sei d'accordo anche tu Gianluca, non arriveranno a 47, insomma, anche per via degli scontri diretti che ci sono, sicuramente la partita chiave, Novara in tella all'ultima giornata. Sì, è vero, però... Tu dici, tu da ex calciatore, ne ho giocate tante, è meglio fare i punti che certo. Necessitano, mettersi al riparo di tutto, sul sicuro, avere la quindi, matematica. Quindi sposi la linea di Pillon. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora facciamo così, andiamo a vedere subito i numeri di questa giornata, la 40ª del campionato di Serie B, si infiamma la lotta per il secondo posto che darà diritto alla promozione diretta in Serie A, perché c'è stato un altro ribaltone, il Frosinone è secondo appunto alle spalle dell'Empoli, però il Parma deve giocare, giocherà domani a Cesena ore 17:30. Allora diamo uno sguardo a risultati e classifica, ringraziamo in regia Roberto Cherchi, Ascoli, Avellino 1-1, l'Ascoli sarà l'avversario del Pescara all'Adriatico, Giovanni Cornacchia sabato prossimo, Bari batte Perugia 3-1, Cittadella Brescia 2-2, Frosinone Carpi 1-0, Novara Pescara 1-1, Salernitana Entella 1-0, Spezia Provercelli 5-1, doppietta di Gilardino, attenzione. A Terni, Palermo batte Ternana 3-2, l'unico successo esterno di questa giornata se non vado errato, sì infatti è così, Venezia batte Foggia 2-1, domani alle 17:30 il primo posticipo Cesena-Parma, lunedì si chiuderà il programma della 40ª giornata di fronte Empoli e Cremonese alle 20:30. Diamo uno sguardo anche alla classifica, poi la commenteremo, naturalmente vedremo anche la sintesi del match del Piola, finito 1-1, Empoli già ritmo praticamente promosso, 78 punti per la squadra di Andrea Azzoli, Frosinone 68, come vi dicevo Frosinone dunque che si isola al secondo posto in attesa però del posticipo Cesena Parma di domani alle 17:30, Palermo 67, Parma e Venezia 66, come vedete insomma entusiasmante la lotta per il secondo posto, mai come in questo campionato, Bari 64, Cittadella 62, Perugia 59, si chiude qui la griglia playoff e credo che non ci siano più speranze ormai per il Foggia di agguantare l'ottavo posto, ultimo utile in chiave playoff, Foggia 50.
54, appunto, Spezia 53, Salernitana e Carpi 51, Brescia e Pescara 47, Cremonese 44, Cesena e Novara 43, al quintultimo posto Avellino ed Ascoli con 42 punti, Entella terzultimo con 41 punti, quasi spacciate, virtualmente spacciate, sì, possiamo dire così. Ternana e Pro Vercelli con 37 punti. Il commento a margine di questa giornata, Aldo e Gianluca. Beh, è bellissimo, soprattutto nella parte superiore della classifica c'è questa battaglia tra, diciamo, le forze del campionato, Frosinone, Palermo, Parma, sì, però c'è anche il Venezia, che è la rivelazione di questo campionato. Non si sa mai come può andare a finire, bisogna vedere ora la partita Cesena-Parma, molto importante. Il Parma sappiamo tutti che è un organico di primissimo livello, e se la giocherà fino alla fine, cioè è difficile, sapere come andrà a finire. Per quanto riguarda la situazione di bassa classifica, penso che la Ternana, per la Ternana Pro Vercelli non ci sia più tempo di recupero, però le altre se la possono giocare benissimo. Secondo me la Cremonese vista nelle ultime 8-9 partite rischia. Sì. Deve stare molto attenta perché può essere risucchiata nei play-out, sia l'Avellino che l'Ascoli possono raggiungere la Cremonese. Dici bene, perché Aldo, dice bene Gianluca, perché la Cremonese giocherà il posticipo di Empoli. L'Empoli è già tranquillo, è già in Serie A, magari potrebbe anche prendere un punto. Però poi attenzione, la Cremonese ospita il Venezia nel prossimo turno e poi chiuderà a Cesena, altro spareggio salvezza degli ultimi 90 minuti della stagione regolare. Aldo. Sì, però vista la situazione, innanzitutto per quanto riguarda la testa, devo dire che oggi c'è stata una partita proprio che si è decisa all'ultimo, Venezia-Foggia, sì, con una punizione bellissima del Stulaz. E mi ha fatto molto piacere, e alla fine Inzaghi ha fatto grandissimi complimenti alla squadra di Stroppa, dicendo che forse, senza forse, una delle squadre che praticamente... Come diceva prima, scherzando a microfoni spenti, Gianluca, perché gli ha fatto i complimenti Inzaghi a Stroppa? Perché ha vinto l'ultimo minuto. No, vabbè, si scherza. Ma sempre così. No, ma non è così. Il secondo tempo il Foggia, il Venezia l'ha messo lì, ha giocato a una porta. E per quanto riguarda le retrocessioni, io martedì ti avevo detto che avevo visto Avellino Cittadella, sì, e ho detto tutto dipende, se l'Avellino avesse perso Ascoli sicuramente era la papabile come terza retrocessione. E invece Ascoli e Avellino nel secondo tempo di oggi non si sono fatte male, hanno fatto come l'ultimo 20 minuti Pescara Novara. Io ho visto gli highlights, non c'è stato neanche un tiro in porta. Ma è giusto così, perché a quel punto un punto a questo punto certo, conta tanto. Si è messa male secondo me per l'Entella, perché perdendo oggi a Salerno, certo, c'è il Parma domenica, sì, e poi va a Novara. Entella Frosinone e Novara Entella, che sarà gara chiave, quindi, in chiave salvezza, al pari di Cesena Cremonese, però attenzione. E ormai ritengo che quella lì, sì, forse ci potrebbe essere, perché il Cesena lo vedo un po' fuori, anche se c'è qualcosa. Ecco, ho paura che la Cremonese, in virtù del calendario, a meno che non faccia un colpaccio a Empoli, certo, perché l'Empoli ha festeggiato. Non lo vedo bene. Quindi concordi con Gianluca, insomma, sì, Cremonese deve stare molto attento. Il resto, Novara, visto oggi, penso che si tirerà fuori, anche perché c'è l'ultimo con l'Entella, a meno che poi... Beh, certo, Novara però va a Perugia sabato prossimo. Sì, però oggi il primo tempo, è vero che il Pescara, però oggi il primo tempo, guarda, il Pescara, perché non sembra, ma si è difeso anche abbastanza bene. Sì. E specie Gravione ha fatto una buonissima partita. Gravione ha giocato bene anche oggi, è vero, ha giocato bene. Però un Pescara molto lezioso oggi nel primo tempo. La ripresa, la reazione convincente. Che cosa ha inciso molto? Il fatto che sia stato ammonito per rotta subito. Sì, sì. È andato un po' in difficoltà. Che è stato bravissimo Villon, che alla fine del primo tempo l'ha levato e ha messo coda. Sì, perché ha rischiato una seconda ammonizione, un po' in difficoltà, difficoltà con Sansone in occasione del gol di Serie B, del vantaggio. Al contrario di quello di Serie A, che già tutto è scritto, e perché tanto vincono i più forti, economicamente non vincono i più bravi. Quindi sei della stessa linea di Sarri? Cioè Sarri io è sempre sono dell'avviso che ci sono due Juventus, c'è la Juventus d'Europa, che è Real Madrid, che ha aiutato alla grande, e la Juventus d'Italia, che è la Juventus che comunque
alla fine, ai momenti decisivi, tac! E Gianluca non è d'accordo. E la vabbè. E indubbiamente sarà Juventino. Manchester City è la squadra che ha speso di più, però è stata eliminata. Ha ragione. A potere economico. Il Manchester City, ha ragione Gianluca. A potere economico, è la squadra più ricca del mondo. Chi arriva però in finale sempre? Ho detto che la Juventus d'Europa era il Madrid. A oggi... Però le ultime due finali ci è arrivata la Juventus. A Torino quindi... non gli ha dato il rigore contro, aveva il rigore alla Juventus. Col Bayern doveva il rigore, addirittura Marcello ha detto guarda era rigore. Stiamo allargando gli orizzonti. Sì, parliamo delle cose nostre. Le cose nostre, tornando alle cose più terrene. I Juventini non li puoi ricordare queste cose, li suona male. Tornando... Tu hai un po' di simpatia, un pizzico di simpatia per la Juve, no? No, faccio per il calcio, per il calcio in generale, insomma, per le belle giocate, le squadre. No, faccio un tifo solo Pescara. Ecco, bravo, ecco. Per quanto riguarda solo Pescara. Guardi marchiato, guarda il naso come gli è cresciuto. No, guarda il naso, ce l'ho grande, già ce l'ho grande. E tornando prima, abbiamo parlato della partita dell'Ascoli con l'Avellino, che è l'ultimo 20 minuti. Secondo me è un gravissimo errore. Cioè, se ti trovi quint'ultimo in classifica, ti trovi in una situazione e mancano due giornate alla fine del campionato, in casa non ti puoi accontentare del punto, perché se domenica l'Ascoli perde a Pescara e ci può stare, certo, e vai, rischi di andare giù, rischi di andare giù in maniera diretta e vai in Serie C. E il calcio non... Però aspetta, sì. Gianluca, aspettate un attimo, io parlo un po' al buio, nel senso che dagli highlights che ho visto nel secondo tempo ha pareggiato l'Ascoli e poi non è accaduto così. C'è un motivo, appena pareggiato l'Ascoli, Pinto, l'Avellino ha sbagliato un gol incredibile e a quel punto l'Ascoli ha detto è meglio, perché l'Avellino ha rischiato di andare sul 2-1 per l'Avellino. E quelle sono partite che l'Ascoli avesse perso lì era Serie C. Quindi oggi secondo me giochi in casa con una concorrente alla salvezza, devi puntare solo esclusivamente a vincere, perché però puoi anche perdere. Però te la devi giocare. E un punto, ripeto, dopo vedremo l'Ascoli giocherà a Pescara sabato e poi riceverà il Brescia. Quindi sulla carta dovrebbe farcela. Perché io quattro penso, punti li potrebbe fare in teoria. Quattro punti, io penso. In teoria. Pescara-Ascoli, la logica, il pareggio e l'Ascoli col Brescia che non c'ha più niente a dire. Perché il Pescara... Ma che non deve arrivare a 50. Salvo Gianluca. Che significa? Però potrebbe giocare anche con la mente più libera e magari vincere questa partita. Sì, no? Però. Che poi è molto sentita dalla tifoseria. Quindi io credo che ci sia anche questo tipo di stile. Il derby, Massimo, scusa, oggi Pescara a Novara. Primo tempo, se Novara fosse andata sul 2-0, no? Sì. Però il secondo tempo, appena entrato in campo il Pescara, ha fatto subito gol, ha preso un palo. È tornato a essere quello che conosciamo. E io sto qui. E tutti e due sono messi lì. Cioè, alla fine Mancuso c'è stato quello spunto di Mancuso. Certo. Che ha fatto un bello spunto. Se no la partita era chiaro che faceva il comodo a tutti e due. Allora anche il Novara doveva c'è. Ecco. Ma il Novara è idem. L'Avellino è uguale alla partita. Se l'Ascoli si trova in quella situazione, vuol dire che ha avuto dei problemi a livello di organico e di tutto. Ha avuto delle difficoltà come si può... Idem il Novara se si trova in quella posizione, certo, vuol dire che non è il Real Madrid come dicevi tu prima, no, oppure l'Empoli, ho detto la Juventus, non ho oppure detto l'Empoli, oppure se si trova in quella posizione di classifica avrà avuto ti sta stuzzicando questa serata, ti stuzzica. Questa è la classifica aggiornata, la rivediamo per l'ennesima volta. Dunque il Pescara 47 punti, decimo punto della gestione Pillon in 7 gare, 4 pareggi, 2 vittorie, una sola sconfitta a Vercelli. Chapeau assolutamente, perché è riuscito ad intervenire tempestivamente senza pensare a chissà che cosa. Lui ha capito subito quale fosse il problema del Pescara, è intervenuto, è stato bravo e quindi bisogna dare atto. Non è che era difficile capire qual era il problema. Certo, tu dici. C'era una situazione di estrema difficoltà, c'era una situazione di confusione soprattutto mentale, per tante vicissitudini, soprattutto extra. Sì, sì. No, calcio ed extra per situazioni che ne abbiamo parlato tante volte,
Il mister, secondo il mio punto di vista, ha portato la cosa più importante, come ho detto un'altra due o tre volte, serenità. La serenità si vede dal suo viso, si certo. vede dal viso dei giocatori, si vede da come scendono in campo e da come si allenano. Ha trovato la strada giusta, soprattutto secondo me una persona serena. Serena, però, anche vero, vediamo delle conferenze. Però è anche vero che in queste situazioni, Gianluca, tu mi insegni, puoi fare danni ulteriori. Invece lui è stato... dipende dalla sua bravura, ce lo stiamo elogiando appunto per questo, perché è stato molto molto intelligente e umile. Certo. È umile nell'approcciarsi con lo spogliatoio, uno spogliatoio in difficoltà, perché ripeto, il Pescara non è una squadra, come l'hanno definito in molti, scarsa. Secondo me è una buonissima squadra, l'ha detto anche l'allenatore, perché l'ha dimostrato sul campo. Il Pescara quest'anno ha pagato tantissime vicissitudini, perché arrivi da una retrocessione e altro, e non è semplice, non è semplice. Assolutamente. Comunque è stato l'uomo giusto al momento giusto, di questo bisogna dare atto a Giorgio Repetto. Perché Giorgio Repetto, conoscendo la situazione dal di dentro, ha pensato che ci volesse un uomo come Pillon. Perché, come hai detto te prima, poteva venire un altro che poteva fare dei danni. Certo. Perché lui dice, sì, però lui è stato veramente, per me, da 10, perché io credevo. Diciamo che dopo la parentesi purtroppo sfortunata e infelice di Massimo Epifani, la scelta era tra due, i candidati erano due, Ivo Iaconi e Beppe Pillon. Per quanto riguarda naturalmente le scelte di Giorgio Repetto, il presidente aveva pensato anche a Brocchi o a Nesta in alternativa. Poi, Nesta, insomma, penso Nesta poteva essere. Si è detto questo. Non conosceva il campionato, aveva grossi problemi. Però ecco, ti può anche andare male, cioè, perché stai in una situazione delicata, mancano solo 9 partite. Stavo bravissimo. Cioè, chi interviene deve subito trovare la soluzione. È stata anche brava la squadra. Ah beh, certo. Sono stati bravi, perché non tutti pensavano potessero risalire così, tirarsi fuori da questa situazione che era abbastanza pesante, da fare un elogio anche ai ragazzi, perché è stata un'annata non semplice un po' per tutti. È stata una stagione molto tripolata. Si sono affidati i giocatori. Io vi faccio questa domanda prima del servizio, perché c'è un ci si confronta qual è stata la partita decisiva, perché ormai è praticamente fatta. C'è chi dice Terni, ma secondo me la partita decisiva è stata la partita decisiva è stata Pescara-Bari, da 0 a 2 a 2 sì, a 2. Ma Palermo e poi Pescara, ma già Palermo si è visto una squadra diversa. Sì, quello sì, però quella è stata una partita che tu hai condotto bene, eri in svantaggio, hai pareggiato, potevi anche vincerla, hai avuto il rigore a favore, mentre col Bari 0 a 2 al termine dei primi 45 minuti di gioco. È una mazzata. Come no? No, secondo me, come hai detto, è stata la partita di Palermo per dare convinzione alla squadra che si potevano fare tutto, che era possibile recuperare, che era possibile vincere contro, e quindi hanno preso forza e quindi hanno affrontato la partita con il Bari. Non era semplice, hanno recuperato anche quella partita, hanno preso sicurezza, perché si vede che la squadra gioca in maniera più sicura, poi l'autostima è chiaro che cresce. E lavori bene durante la settimana e i risultati sono questi. C'è anche un ambiente tranquillo sì. che aiuta molto, che prima magari non c'era. Comunque, Massimo, come la settimana scorsa abbiamo parlato del campionato di Perrotta, devo dire che in questo scorcio ultimo campionato c'è stato un Balzania veramente. Sì, è stato anche oggi il gol. Sicuramente il valore aggiunto nel girone di ritorno è stato Balzani. Veramente ha giocato bene. Dire che pure a livello fisico, soprattutto in questo periodo, la differenza, infatti, devi stare bene. E si è vista anche oggi. Devi stare bene me, sulle gambe per recuperare, perché col Bari la squadra ha recuperato. Sì, se non stai bene, non recuperi. E infatti, da gran signore qual è, Pillon ha dato i meriti al maestro Zeman. Ha riconosciuto tutti i meriti l'ha chiamato Zeman. Al maestro Zeman. Ma questo, insomma, la squadra in piedi, nessuno c'ha crampi, nessuno. No, assolutamente. È chiaro che poi ci ha messo molto di suo Pillon, anche dal punto di vista così dell'organizzazione, per carità, perché non è che puoi andare avanti solo con la condizione atletica. No, lui è stato poi bravo in tante altre cose, però la condizione atletica adesso le squadre camminano, io ho questa netta sensazione. Il Pescara vola, quindi c'è una differenza sostanziale sul una volta piano. Giochi in scioltezza. Sì, sì.
è così. Allora facciamo così, le 20:29 per la precisione, in Serie A nel primo anticipo il Milan ha travolto il Verona 4-1. Verona in B. Verona in B, sì, retrocesso aritmeticamente. Il Verona arrivava già da 6 sconfitte consecutive, sì. Era in caduta libera e già, diciamo, avevano abbandonato la speranza di la seconda di partita 3-0 per la Juventus. Juventus-Bologna? Lo sto anticipando. Ah, già anticipi il verdetto finale. Cialanoglu, Cutrone, poi Abate, e il quarto gol? Ah, Borini. Questi marcatori del Milan. Dunque, Milan batte Verona 4-1 alle 20:45, Juventus-Bologna, poi domani il resto del programma, il posticipo, anzi sono due posticipi, alle 18 Sassuolo-Sampdoria e Cagliari-Roma, chiudere il quadro della 36esima giornata, terz'ultima di campionato. Domani Chievo-Crotone, non me la leva nessuno. Chievo-Crotone, Danna, sì, che ha preso il posto di Maran. Ah? Sì, lo conosco. Ma c'è anche giocato contro. Sì, tanti anni abbiamo giocato contro, poi abbiamo fatto quando lui giocava nel Chievo, tu eri nel Pescara, mi ricordo. Sì, e abbiamo fatto il corso UEFA insieme, andiamo molto d'accordo, ci sentiamo ogni tanto, sono molto contento, sono diversi anni che allena la primavera, penso il quarto e il quinto anno, è veramente un bravo ragazzo. Quindi una grande occasione anche per Dan. Allora, torniamo al campionato di Serie B, alla Pescara, Novara-Pescara 1-1, la sintesi in circa 2 minuti e mezzo. Un punto e salvezza virtualmente raggiunta, match a due facce, brutto primo tempo, decisa reazione nella ripresa, 180 minuti dall'epilogo, sono sempre 5 punti di vantaggio sui play-out, praticamente fatta, Pillon conferma l'11 schierato con Cesena, piena fiducia al tandem di centrali Gravion e Perrot, davanti Mancuso e Capone a supporto di Pettinari, ancora prezioso nel lavoro di raccordo, soprattutto nella sponda che propizia il pareggio di Valzania. Per contro 4-4-2, in realtà più tendente al 4-2-3-1, dunque molto offensivo, esterni Moscati e Di Mariano, Sanzone alle spalle del grande ex Pippo Riccardo Maniero, baricentro alto, molta più reattività sulle seconde palle, il Pescara invece sbaglia completamente approccio, stranamente leziosi, superficiali, biancazzurri rischiano subito su calcio franco, velenoso il mancino scagliato da Sanzone che subito dopo al volo apre il piattone, sferra di un niente al lato, nel mezzo però Trist salva in anticipo su Valzania mentre di testa sfiora il bersaglio grosso Perrotta che un minuto più tardi ferma così Moscati dopo un errore dell'ex Crescenzi, il Novara spinge, Sansone imprendibile, spunto e invito in mezzo, Gravion devia e corregge involontariamente per Sciaudone che controlla l'altezza dell'area piccola ma conclude seppur di pochissimo al lato, prodromi tuttavia del vantaggio, lungo rilancio in genere Perrotta, guizzo di Sansone, palla in mezzo, Fiorillo respinge, manca la copertura, tapin di Moscati, 1-0 Novara, quinto sigillo in campionato per il classe 92, già in gol contro il Pescara, ma l'Adriatico con la maglia del Livorno gennaio 2016, finale di frazione da lontanissimo, Sansone arma il mancino che scuote i guantoni di Fiorillo. Ripresa, serve ben altro, reazione decisa e convincente. Chiosa precede di un niente Pettinari, al settimo il pareggio, dai e vai, Valzania, Pettinari, Valzania, combinazione perfetta, sinistro, incrociato, palo, rete. Quinta gioia stagionale per il classe 96, scuola Atalanta nel girone di ritorno, autentico valore aggiunto. I biancazzurri non si accontentano, vogliono vincerla mentre il Novara sparisce gradualmente dal campo al nono, cross di Mancuso, carambola pazzesca, tocco di Macin, riflesso di Montipò salvato dal palo. In campo c'è solo la squadra di Beppe Pillon che sfiora la vittoria in contropiede a lungo di Mancuso e tracciante a lambire il legno della porta di Montipò. Con un successo sarebbe stata salvezza aritmetica, ma va benissimo così. Eh già, con la vittoria sarebbe stata salvezza aritmetica, però va bene lo stesso perché il Pescara comunque ha confermato i progressi delle ultime giornate, fatta eccezione per il primo tempo, poi c'è stata, come abbiamo visto anche dal filmato, dagli episodi e dalle azioni, una grande reazione nel corso della ripresa. Dobbiamo fermarci per pochi istanti, vi chiedo venia, ma proprio insomma roba di 2-3 minuti, ce la fate? Loro, ce la fate, sì. Andando avanti alla televisione loro, non la pubblicità. Certo, allora andiamo in pubblicità. Roberto Cherchi. Eccoci qui, allora alle 20:37 c'è già una telefonata, un telespettatore in linea, gli diamo subito l'opportunità di parlare. Pronto Rete 8 Sport?
C'è? Sì, sì, pronto? Sì, buonasera. Ciao Massimo. Ciao. Ciao. Prego, prego. Niente, io volevo un attimino, se mi permetti, interlocuare con il signor Giro Cornello. Con chi, scusa? Con me. Gianluca, ah, con Gianluca, no. Perfetto. Sì, perché a Ortempera io dissi che il problema del Pescara era il manco, cioè Zeman. Però lui disse no, no, non è possibile, qua e là, Zeman non si tocca, non so se ti ricordi. Ma perché dobbiamo essere d'accordo tutti? No, non ho capito. No, ma era perché mi ha detto Cesare. Adesso io per Pescara sono contento perché ci salveremo, però voglio fare, come dire, onore e merito a Repetto, sì, perché ha individuato Pillon, che è il salvatore della patria, perché fosse stato per il nostro presidente, non lo so, saremmo andati a prendere Nesta o qualunque altro finco pallino, a quest'ora stavamo già in Serie C. Quindi voglio dire, onore e merito a Repetto, a Pillon, il signor allenatore. Non sempre Ciampella riesce a quel buco, è stato anche una fortuna, e teniamocelo stretto, fin qua ci siamo. Il concetto è chiaro? Chiarissimo. Poi voglio dire, a Pescara io penso che si manca l'attaccante, per l'anno prossimo con un signor attaccante che ci possa consentire 15-20 gol, noi andiamo in Serie A con questo allenatore. E forse un buon centrale perché per volta è inesperto, poi il Campagnaro non giocherà più, e un buon centrale io lo individuerei in questi del Novara, perché mi piacciono, come difensivamente parlando, Dickman e Crosti sono ottimi come difensori, mi dirai andranno in Serie B, però in Serie C, però non è da scartare. Due anni fa lottavano per i playoff, se ti ricordi. Sì. Quindi come centrale si potrebbe andare a prendere qualche giocatore proprio al Novara. E niente, certo questo, non so se siete d'accordo, per l'attaccante, senza attaccante non c'è da nessuna parte. Ma tutto parlo. Quindi no, cioè non sei soddisfatto di Pettinari, mi pare di capire, il contributo. No, sai perché? Io non me ne voglio, ma non ha le movenze di un vero attaccante. Lui fa tutto. Ma proprio tutto tranne che l'attaccante, cioè non punta la porta, cioè lui gioca per tutto, per la squadra, va bene, siamo d'accordo, magari ce lo teniamo, il banchetto e tutto, però non è un attaccante, non fa le movenze di un attaccante, e purtroppo questo, cioè, secondo te non è l'attaccante che garantisce il salto di qualità? Questo no, un po' no, secondo me è Giacomo, però è bravo, perché oggi l'ha dimostrato, no, anche con la sponda per Valzania. No, tecnicamente è bravo, però ha fatto 13 gol, insomma, non è che Però si dovrebbe far, se torniamo 50 passaggi prima o poi la metti dentro, no? Però attaccante si vede pure quando la squadra non va bene, cioè che risolve, ho capito. Comunque ringrazio tutti voi per la trasmissione, ci sentiamo alla prossima. Grazie a te. Ma ti eri espresso su Zeman, io non ho capito bene. No, io dissi che manico Zeman le cose. E non era d'accordo Gianluca? Gianluca disse che Zeman invece era un signor allenatore. Certo, ma sono d'accordo anche io. Lo so, però Pillon ha fatto la differenza. Allora, è fuori luogo proprio fare il paragone Pillon-Zeman per un semplice motivo. Zeman ha lasciato la squadra a 4 punti dai playoff con una gara da recuperare, poi c'è stato l'interregno Epifani e poi la squadra è stata affidata a Pillon. Quindi però, non vedo, però, non okay, vedo, cioè, sono d'accordo con fatemi te, capire però, dove, però, come si può fare un paragone tra Pillon e Zeman. Cioè, vorrei capirlo, perché te lo voglio dire. Perché io mi annoiavo a vedere le partite in Pescara che le prendevamo da tutte, in casa era un allenamento che la Provercelli ci ha fatto brutto, invece adesso noi non le prendiamo da tutti, noi giochiamo, è un bel calcio pure, questa è una squadra da riconfermare, con l'amalgama e tutto, il prossimo anno se noi la smembriamo ce la inseriamo, ma ci vuole un attaccante.
Ah, ecco, quindi l'attaccante ci vuole. Era un brutto gioco quello di Siena, brutto da vedere. Ho capito. Vabbè, possiamo avere idee diverse. Io posso anche dire che a Cittadella, quando è stato inopinatamente destituito dall'incarico, l'ho sempre detto e ripetuto nelle varie schede, a Cittadella abbiamo visto una delle migliori prestazioni del Pescara di questa stagione, dopo quella di Palermo. Cioè io metto prima Palermo con Pillon in panchina, subito dopo Cittadella. Io credo che questi siano... Cioè, questa evidenza, cioè negare l'evidenza, non mi pare giusto. No, io sono d'accordo con te, però perfetto. Tutto il girone d'andata. Però a Cittadella c'era Zeman, non è che c'era un altro. Lo so, però mi sono annoiato. Tutto pure a Cittadella? Ci siamo annoiati a Cittadella. Vabbè, una partita su 24, permettimi. Ma può darsi pure che fosse in crescita il Pescara in quel momento, Non lo so, questo è tutto... Ecco perché ti dico, è difficile, secondo me è proprio fuori luogo fare un paragone tra i due allenatori, visto che poi in mezzo c'è stata una parentesi, purtroppo sfortunata. Però... Pillon è stato bravissimo, su questo non ci sono dubbi, io concordo con te, concordo anche sul fatto che si debba ripartire da Pillon, io l'ho anche detto nel servizio, assolutamente d'accordo, però fare il paragone, insomma, non mi sembra giusto. Però German, anche come sfaccettatura, cioè, era impassibile, era una mummia in panchina. Ma era una mummia anche quando 6 anni fa ha fatto vedere il calcio più bello nella storia del Pescara, Era una mummia anche quella stagione. Sono d'accordo con te, però forse... È fatto così Zema, non è che possiamo cambiare le persone, ci sta chi la vive in un certo modo, chi è freddo, chi è distaccato, non si è mai esaltato o entusiasmato Zema, lo conosciamo, è freddo per natura, però non per questo possiamo dire che insomma è un allenatore, diciamola tutta, Zema ha fatto la storia del calcio, poi che quest'anno magari non abbiamo visto il suo calcio, io sono d'accordo, però ci sono anche delle motivazioni, perché se no... Sono d'accordo con te, però alla fine... Da Napoli a Roma è stato cacciato, se ne è andato fino a Lugano. A Lugano però insomma, con una squadra, non so come definirla, la squadretta, no? È arrivato anche alla finale di Coppa di Lega. Sì, siamo d'accordo, però il manico, cioè tante volte, tu anche se hai dei brocchi, ma se tu sei bravo non ce la fai giocare bene, anche i brocchi possono rendere. Vabbè, comunque rimaniamo di due idee diverse, per carità, la tua è rispettabile, assolutamente, non ci sono problemi. Grazie per questo intervento. Gianluca, volevi aggiungere qualcosa? No. Cioè è passato, il campionato è finito. No, io direi che è fuori luogo anche fare un paragone tra i due allenatori, no? Perché comunque c'è stata una parentesi, cioè non è neanche giusto. Sì, non ci sono stati due allenatori, ce ne sono stati tre, quindi... dipende da quale visione hai di tutta la situazione, poi ognuno valuta come meglio crede, noi cerchiamo di essere realisti. È chiaro. Se valutiamo i numeri dobbiamo anche dire, è vero che quel Pescara non entusiasmava, per carità, perché insomma è un dato acclarato. Però, sì, anche non entusiasmando. Però era a 4 punti dai playoff con una gara da recuperare. Questi sono i numeri, poi tutto il resto è opinabile. Sì, ma oltre tutte le situazioni che ne abbiamo parlato centinaia di migliaia di volte, io penso che a livello di equilibrio poteva finire benissimo il campionato Zema. Come no? Sono d'accordo con te. Dopo ci sono delle decisioni che vanno prese, punto. Assolutamente. Però, diciamo tra virgolette, quello che è successo dopo... ha portato la squadra un pochino a rischiare. Ora, grazie a Dio, la squadra si è risollevata in maniera intelligente, si è fatta una scelta azzeccata e quindi bisogna anche dire che si è recuperato terreno in maniera intelligente e sicura. E quindi bisogna guardare avanti con ottimismo. Assolutamente, Aldo, e poi qui telefonata. Si parte da un equivoco, la gente quando è tornato Zeman a Pescara era convintissima che Zema ripetesse. Sì, le aspettative erano esagerate. Da lì parte, la gente era tutta convinta. Io ti faccio un esempio: prima partita di Zema in Serie A. Anche questo aspetto ha inciso. Sono d'accordo. Prima partita del Pescara di Zema in Serie A: Pescara 3, Genoa 0. La gente ci è tornato. 5-0. 5-0. Quando è cominciato il campionato, la stessa cosa, 5-2 al Foggia. 5-1, sì. Però 5-1, però... Però il risultato bugiardo. E la gente, ma sai da quanta gente adesso è contro Zeman?
perché era convintissima che Zema ripetesse le gesta di 5 anni fa. Certo. Purtroppo non, sì, però, non è stato così. Però, posso, ma non è non così. Esiste fare questi discorsi. No, assolutamente. Pescara aveva una squadra, e tu lo sai perché l'ho sempre detto, che non era da playoff, e Zema la teneva lì in sospeso, però... Certo. E alla fine ecco la dimostrazione che il campionato era quello, 50 punti. Però non si può, non si può dire mai da playoff, non da playoff. Dopo alla fine 50 carta, punti. Carta certo. Canta. Assolutamente. Carta, allora, 50 punti. Facciamo così, andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, intanto nell'anticipo di Serie D, domani ultimi 90 minuti della stagione regolare, c'è il Reto Nerostellati, purtroppo Nerostellati, matricola di Pratola, sono già retrocessi al pari del Cerreto, del Fabriano Cerreto, 1-1 è finita questa partita, dunque i Nerostellati chiudono all'ultimo posto. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Buonasera a tutti, sono Alessandro. Alessandro, salve! Salve, allora io volevo fare una brevissima premessa, al 99% siamo saldi, però a questo punto dobbiamo ancora farlo, anche se penso che il punto stia bene anche all'Ascoli sabato, mia opinione personalissima, e anche se non dovessimo fare punti, gli altri risultati comunque dovrebbero venirci a favore. E, detto questo, quello che penso è che Pillon ha ripreso il lavoro di Zema, gli ha portato dei correttivi e soprattutto gli ha dato quella grinta e quella compattezza di spogliatoio che Zema purtroppo per ragioni varie non è riuscito a dare. E niente, poi riguardo la conferma, penso che sarebbe naturale confermarlo perché ha fatto bene, Pillon è amatissimo dalla piazza, io ricordo pochi allenatori così amati come lui in così poco tempo, non so voi cosa ne pensate. Sì, sì, no, io sono d'accordo con te Alessandro, grazie per questo contributo, sarebbe una scelta logica quella di confermare Pillon al termine di una stagione, l'ho anche detto in qualche servizio recentemente, in cui non c'è stata proprio logica. No, un campionato sì, illogico però, è stato. Sì. Però quello che mi preoccupa è questo silenzio di Sebastiani, cioè da quando c'è Pillon non mi risulta Sebastiani abbia rilasciato alcun tipo di dichiarazione contrariamente a quello che al suo solito, cioè le voci che si susseguono riguardo il tecnico il prossimo anno sono preoccupanti sinceramente perché di chi si parla? Mi è sfuggito qualcosa forse. No, perché si parla tanto, Massimo, di questi nomi in orbita Gea, c'è ripescare i vari Brocchi, Nesta, Lucarelli, eccetera, eccetera, Bucchi, Rassadoglia, anche se Rassadoglia è bravo, sinceramente. Forse, non so se il Bucchi caso... andrà a Verona, Bucchi andrà a Verona. Ah, a posto, benissimo. Non te la do per ufficiale, però ci siamo. Vabbè, la strada è quella. Sì. Cioè, non credi Massimo che bisognerebbe un attimo tornare a sentire Sebastiani sul tecnico l'anno prossimo, su queste voci riguardo i debiti che purtroppo non sono molto lusinghiere? Questo volevo chiederti a te e a tutti quanti voi. Io credo che stia evitando proprio di parlare proprio il presidente, perché però magari sì, io lo so che stai evitando, però non è che lo possiamo costringere. Cercare di provare a intervistarlo, insomma, così una domanda. Ma prima o poi Alessandro, prima o poi parlerà, ormai siamo arrivati alla fine della stagione, quindi io credo che... perché desidero sentirlo su questi temi, non solo io, penso un po' tutti quanti i tifosi. Perfetto, grazie Alessandro, grazie a voi, ciao. Grazie per l'intervento, prego Gianluca. No, volevo dire, riguardo a quello che ha detto, che si è sentito poco il presidente, molte volte io penso che... Il silenzio è d'oro molte volte. No, ma secondo me chi è a capo di qualsiasi cosa debba intervenire... Quando serve, perché ho visto l'ultima situazione che abbiamo visto tutti, abbiamo letto sui giornali, la situazione del... di Capuano a San Benedetto sono volati gli stracci tra Fedeli no, e Capuano lo stesso c'era teatrino che c'era con Zema no, quello non è teatrino, cioè, non significa teatrino perché dopo una vittoria qualche buona parola veniva detta, però dopo una sconfitta, un pareggio, sempre attacchi, offese
e dopo ti trovi secondo in classifica, certo, e mandi via l'allenatore. Ma sai da quanto tempo va avanti questa querelle? Sì, ma io lo so, io ho fatto pure le interviste, già lo sapevo. Sì, sì. Già sapevo che sarebbe finita così, però molte volte. Non dimentichiamoci che Palladini lo scorso anno si è dimesso. Sì, ma la situazione di classifica della San Benettese era molto positiva. Ma, no, ma so, io so la situazione, però forse non è facile convivere. No, ma mi volevo collegare, siccome il telespettatore ha chiesto riguardo alla conferma del mister. Molte volte non dipende vincere un campionato, essere secondi in classifica, salvarti, fare un buon lavoro. Ci sono altre dinamiche che a noi sfuggono, che a tutti sfuggono. E quindi diciamo non si è giudicati o confermati, certo, dal lavoro che porti a termine. Però, comunque sarebbe una scelta io logica. Io di una cosa sono certo, che se dovesse rimanere Repetto il 99% rimane Pillon. Questa è una mia convinzione. Tutte e due sono in scadenza il 30 giugno. Tutte e due sono in scadenza, appunto. Allora, gol perché. Tra poco lo facciamo vedere. Intanto la telefonata, si è già prenotato un altro telespettatore che ringraziamo. Pronto Rete 8 Sport? Salve, buonasera, sono Francesco, chiamo da Pescara. Salve Francesco. Volevo dire, si sa qualcosa se per sabato se il signor Sebastiano ha messo i biglietti a un euro oppure il costo è normale? No, non glielo so dire, il club non ha ancora comunicato nulla in tal senso, credo che lo farà nelle prossime ore, come sempre. Bene, no, siccome ci serve un punto, che questo punto è importante, dice che le altre squadre lo fanno, l'ha fatto Palermo, l'ha fatto la Ternana, certo, l'ha fatto il Bari, e poi il Cesena ha fatto un paio di partite al 50%, è strano che il Pescara non ne faccia nemmeno uno, visto che c'è bisogno di un punto. Certo, sarebbe una mossa opportuna, sono d'accordo con lei. È l'ultima partita che facciamo in casa, per conciliare il tutto. Anche no? Per questo, è vero, hai ragione. Così si spegne tutte le male lingue. Perfetto, grazie. Arrivederci. Grazie, Gianluca. Se l'ha fatto la Ternana questa domenica, è meglio che sabato prossimo, perché la Ternana ha già preso 3-2 in casa. E l'ha fatto anche col Pescara, biglietti a un euro dopo la vittoria di Perugia. E quindi ha fatto due volte a un euro, ha preso sei gol, è meglio. Sì. Ma l'aveva fatto anche precedentemente, cioè prima della partita col Pescara. Ah, ecco. Diverse partite, biglietti a un euro, poi stranamente il calcio, se vogliamo, è particolare ed è strano, no? È quasi paradossale. La Ternana va a Perugia, vince alla grande una partita che io ho visto personalmente, sei giorni dopo perde 3-0 col Pescara, che giocò una grandissima partita, per carità, ma senza dimostrare nulla, cioè la Ternana veramente quasi allo sbando. Ha crollato proprio la Ternana. No, è crollata. Il problema è stata la vittoria contro il Perugia. Col Perugia è rimasta con la testa a Perugia. Hanno preso tre punti, però a livello di convinzione, se hai giocatori non esperti e se hai una squadra che si esalta così, perché secondo me hanno festeggiato. Tant'è vero che io temevo tantissimo quella partita. Poi è vero, si è anche infortunato Montalto, per carità, che il giocatore più rappresentativo, ma non c'è stata proprio partita. Cioè io la temevo alla vigilia, perché ho visto giocare la Ternana molto bene a Perugia, ho detto mamma mia che squadra, poi da 0-2 a 3-2, ma poi aggressiva, grande corsa, grande gamba, con un Montalto in grandissima condizione, 20 gol in questa stagione, insomma. E invece meno male, perché è andata benissimo. Andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport? Sì, Massimo, buonasera, sono Mauro, scusi. Salve Mauro, ben risentito. Ciao. Allora Massimo, siccome con i miei 55 anni ogni volta il telefono mi emoziono sempre, quindi no, va tranquillo, dai, tranquillo. Allora, io lunedì mi hai fatto aspettare tre quarti d'ora al telefono. Purtroppo la colpa è stata mia, mi devo scusare con i tanti telespettatori che si erano prenotati, allora, c'era Sansovino in studio. Ragione, nel senso, ti dico subito, la trasmissione è talmente bella che a sentire i tifosi non va manco bene. No, assolutamente, non l'ho fatto per questo. C'è stato un qui pro quo, ho capito male io, e quindi insomma dovevamo mandare delle telefonate, e quindi mi scuso, anzi fai bene a ricordarmi, mi scuso con tutti coloro che si erano prenotati. C'era tra l'altro Marco Sansovini, a cui i tifosi del Pescara sono molto legati, c'era anche Gianluca Colonnello, quindi era un po' la novità Sansovini, perché insomma viene di rado nelle trasmissioni, quindi. Ma io infatti, Massimo, sai che ti volevo dire? Sì. Uno spot sui gol che ha fatto a Pescara, perché praticamente per vedere quei gol tecnicamente che ha fatto Sansovini
cioè non è che deve andare in Serie A, bisogna andare in Champions per vedere certe giocate. Certo, ne abbiamo viste alcune proprio lunedì scorso mentre si parlava, il gol col, mi ricordo col Varese che abbiamo anche commentato, fatto commentare da Marco, 2011-2012, fantastica cavalcata, allenatore Zeman, il calcio più bello secondo me nella storia del Delfino. Prego Mauro. Allora Massimo, sai che volevo dirti da lunedì? Sì. Allora, io non conosco Sebastiani, però ho una conoscenza insieme a lui. Praticamente, oltre quelli che lo conoscono, oltre a riconoscergli un grande bus de cool, per non dire, per dirla così, sì. Allora, lui, perché visto come ha pescato questo allenatore, che è bravissimo, perché ha pescato, è stato molto fortunato, ecco perché... ripeto, è molto fortunato lui, però oltre a quello so anche il soprannome, cioè quelli che lo conoscono lo chiamano Remida, praticamente quello che tocca diventa oro. Mi volevo riferire a Marchetti, che praticamente nella domenica sportiva di una settimana fa aveva sentito storie un po', situazioni un po', dice la società, non si sa come va a finire, e gli volevo dire che il soprannome di Sebastiani è Remida, quindi ecco, volevo fare questa battuta. Ah, come no, va bene. Comunque, sì. Allora, volevo dire una cosa al mister, se mi risponde un attimo su questo fatto tecnico. Cioè, un allenatore, un Perrotta già ammonito, come fa a entrare, non ci sta con la testa? Come fa a farsi girare dall'attaccante e basta accompagnarlo lì? E allora adesso facciamo così, la vediamo insieme questa azione, del Novara, la commentiamo insieme. Io ti ringrazio Mauro perché hai anticipato il nostro prossimo tema, cioè analizziamo il gol del Novara, il gol di Moscati che ha sbloccato il punteggio al 31esimo del primo tempo. Grazie Mauro, ti saluto. Allora facciamo vedere insieme, così la commentate, perché non eravate molto d'accordo. No, Gianluca e Aldo non erano molto d'accordo su come si è sviluppata questa azione, soprattutto sulla disattenzione di Perrotta, che è stato ingenuo nella circostanza, diciamola tutta. Allora vediamo un po' come è maturato questo gol. Un lungo rinvio, viene spazzato questo pallone perché c'era la pressione di un giocatore del Pescara dalla difesa del Novara. Guardate un po', lì deve accompagnarlo, ha ragione Mauro. Perrotta sì, deve accompagnare Sansone. Al momento sta cadendo, cioè se tu vedi il numero è il 7 del Novara. Dove sta cadendo? Sansone. Dove sta cadendo? Sta qua adesso, guarda. Ma dove sta cadendo? Sta perdendo l'equilibrio. Sì, ma è caduto. Sì, ma però dove? Quello ha avuto paura. Ecco, non esiste, vediamo. Guarda, qui sembra che scivoli, guarda. Se, vedi, sì. Ascolta. Oh, avevi ragione, io d'altro tu hai giocato in Serie A. Bravo. Allora, io resto delle. Vedi, non ho io resto la mia vita. Dato che l'ho vista e l'ha fatta vedere questa azione due o tre volte, sì. Lui qui è chiaro, ha avuto paura di toccarlo. Perché ma non stiamo cascato. A parlare di avere paura. Paura. Ma no, è come è andato sul campo. Scommetti che se lo tocca o giù lo viene espulso? Sì, ma non è andato giù, non lo tocca. Ti sto dicendo. Allora, stiamo parlando. Ti sto dicendo di due cose. Aspetta, hai parlato tu, mo fammi rispondere a me. Allora, lui va sull'avversario e lo va a prendere. Là non devi andare sull'avversario, là devi correre in diagonale devi andare direttamente in diagonale, non gli devi andare dietro, gli devi lasciare l'opportunità. Quindi è la postura sbagliata. È la postura completamente sbagliata. Allora, questo è un altro discorso. Questo è l'errore. Però è decisivo. Una volta che lui si è girato. Perché lì Sansone ti ha bruciato. Sì, l'ha bruciato, però se tu noti, sta scivolando. Ascolta, lo sapeva. Allora, la palla rimbalza. Io dico che lui lì ha avuto paura di far fallo, ma non stiamo a parlare per paura. Vabbè, devi vedere la dinamica. Però attenzione Aldo, dopo questo gol lui ha fatto un fallo passibile di ammonizione su Sansone. Prima non aveva paura, ha fatto fare gol. Non so se ti ricordi. Io sono d'accordo, io vi dico solo una cosa. Vercelli, sì. Fallo di Crescenzi. Al secondo fallo, dopo niente con quello, non c'entra purtroppo nulla. Che c'entra l'arbitro con questo? Infatti ha giocato frenato tutta la partita, tant'è che il cronista di Sky, io ho visto la partita Sky, ha detto per tre volte sarebbe il caso che l'allenatore... Allora tutti i giocatori dell'universo prendono ammonizione, deve infatti, giocare a due all'ora perché... Ma non è così. È un difensore, non è che gioca a centrocampo in attacco. Ci sono due o tre errori nella situazione. Ah ecco, vediamoli un po'. Ma c'è anche a
rallenti, Roberto, prima della pubblicità, proprio dal basso, la seconda immagine? Proviamo un po', intanto vediamo quella larga. Sì, allora, il primo errore va direttamente sull'uomo. Sì. E quindi gli dà l'appoggio. Esatto. E non gli devi dare mai l'appoggio, perché lui si affermato. Non discuto. Uno. Secondo, il numero 7, Sansone. Ecco qua, no, sì. Analizziamo mentre scorrono le immagini. No? C'è questo lungo rilancio, in realtà spazzato il difensore, sì, del Novara. Nel secondo, guarda un attimo. Ecco qui. Qui arriva prima Sansone. Sì, ma... Giusto? Vai avanti, Giolino. È semplice, perché sul secondo rilancio... Sembra che cade. Aspetta, facciamo parlare già. Allora, non è caduto, è caduto. Allora, sul secondo rimbalzo della palla, sì, cioè, era normale che prendesse la palla di testa, sì, e la direzione, perché il corpo virava verso quella direzione. Chiaro. L'errore che ha fatto il difensore centrale del Pescara, uno gli è andato a dare l'appoggio, è andato sull'uomo soltanto per toccargli, cioè senza alcuna motivazione, senza plausibile, senza okay, cognizione. Guarda, ecco, è andato qua, senza, sì, infatti, col rischio di fare anche fallo, col rischio, no? Bravo, sì, per non rischiare. Certo. Non è che tu, cioè lui, sì, così ha rischiato di fare fallo. Lui non doveva andare ad attaccare l'avversario. Sì. Lui doveva correre in diagonale verso la sua porta. Ha ragione, perché qui ha rischiato comunque il questo fallo. Questo ha rischiato il fallo, non lui ha fatto l'errore, ha rischiato la munizione dopo. È semplice, era anche semplice, di semplice lettura. Perché Sansone prende la palla di testa, con, sì, la parte destra della testa, perché la palla fa due rimbalzi. Per tornare internamente, per rientrare. Ha fatto un errore di non lo so, di disattenzione. Disattenzione. L'altro centrale di difesa. Sì. Quando parte il cross? No, l'altro centrale di difesa. Sì, Gravion. Gravion non gli dà la copertura giusta, sì, perché corricchia in questa situazione. Ah, è vero, hai ragione. Lui deve accelerare. Deve, perché, andare a accorciare. Perché Sansone in una solo in quella direzione può andare. E quindi lui deve andare a chiudere prima. È troppo invece distante, cammina. È troppo distante, però cioè, deve accorciare in maniera veloce. Perfetto. Perché è una situazione di pericolo. E questa è una bella lettura che a me mancava. E ha perfettamente ragione. Io parlavo. Sì, perché vedi, lui ha il tempo, Sansone, di effettuare il cross, di guardare, sì, in mezzo e effettuare dopo, il cross. Dopo idem, ce ne sono tre del Pescara che camminano. Sì, sì, poi manca la copertura proprio. Sì, ma manca la copertura perché quando c'è una situazione così di pericolo, certo, tutti devono cercare di... Devono scappare. No, devono scappare all'indietro, certo, dalla massima velocità. Perché può accadere questo? Quindi nasce il gol da una disattenzione palese di Perrotta, ma c'è una grande compartecipazione poi. Sì, però diciamo Perrotta così ha rischiato la seconda ammonizione, l'espulsione, certo, e ha sbagliato proprio almeno l'idea. Almeno se avesse commesso fallo. Sì, no, ma ha sbagliato proprio certo, l'approcciarsi all'altro avversario. Comunque ci sta che si possa sbagliare, per carità, tra l'altro Perrotta veniva da una serie di buonissime prestazioni, no, e poi è stato bravo Pillon ad avvicendarlo, perché ha capito, ha affittato il pericolo e lo ha sostituito, è entrato al suo posto coda. Allora ci dobbiamo fermare, sono le 21:04, restate con noi, seconda pausa, linea a Roberto Cherchi. Ti sei convinto, Aldo, dopo questa spiegazione? No, io sono d'accordo sul fatto di Gravion che doveva tagliare. Mentre sul discorso di Perrotta, secondo te condizionato dal primo giallo? Che se non fosse stato ammonito prima, lì faceva fallo Perrotta. Ho capito. Vabbè, fallo tattico, faceva fallo. Opinione rispettabilissima. Ci rivediamo tra pochissimo. 21:09, disatteso finora il pronostico di Aldo Fattore su Juventus Bologna. Alla fine contiamo le pecore. Siamo al 23esimo, caro Aldo, 0-0. Non si sblocca anche a Milano stavamo a 2-2 alla fine, 2-1 per l'Inter. Il Milan, ricordiamo, ha battuto 4-1 il Verona. Allora, abbiamo assodato l'episodio, abbiamo chiarito e analizzato l'episodio del gol del vantaggio del Novara, la rete di Moscati. Moscati che aveva già segnato contro il Pescara gennaio 2016, militava nel Livorno, 1-0 il Livorno in vantaggio, il Livorno di Mutti, era la prima giornata del girone di ritorno, l'anno di Oddo, l'anno che culminò con la promozione. Il Pescara riuscì a ribaltare la situazione in quella partita molto complicata,
pensate con chi? Con Cocco, autore di un calcio di rigore, gol sul rigore di Cocco, il primo e unico di quella stagione, e poi Caprari al 92esimo. Fu memoria, una partita molto complicata. Che memoria. Eh sì, questa la ricordo perfettamente. Moscati segnò il gol del momentaneo vantaggio, poi ribaltato dal Pescara. Allora, per quanto riguarda invece la pagina Facebook, leggiamo qualche post degli amici. Giovanni De Bernardinis: non è finita, concentrati sul punto che manca la salvezza, molto dipenderà dalle due partite rimaste della giornata, ma se pensiamo di essere già salvi rischiamo grosso, però quanti rimpianti vedere le squadre che si stanno giocando il secondo posto, addirittura il secondo posto. Beh, insomma, mi sembra un po' esagerato. È molto ottimista questo signore, ha visto una super squadra il Pescara. Francesco Marchione: buonasera, un punto importante, ora vinciamo con l'Ascoli per salvarci e restare tranquilli in classifica, sempre forza Pescara, Pillon deve essere confermato. Allora, tra l'altro c'è da dire, sì, come dice Giovanni, scrive Giovanni, è vero, bisogna fare questo punto per l'aritmetica certezza, però se andiamo a guardare il calendario, la prossima giornata ci sono, allora, Entella Frosinone, Avellino Spezza, e l'Avellino sicuramente può vincerla, Pro Vercelli Ternana non ci riguarda, Cremonese Venezia non lo so, mi pare, però bisogna aspettare, sì, però dai, vediamo, vediamo. Però secondo me è l'ultima giornata, ripeto, Novara Entella e Cesena Cremonese, cioè, ma anche volendo chi arriva a 47? Cioè, se, proprio un suicidio dovrebbe esserci, però una tragedia collettiva, non credo che si possa. Io ricordo che tu dicevi del Teramo, per andare giù il Teramo bisogna... Beh, un'impresa, un miracolo. Cambiare. No, un suicidio, senso, collettivo. Sì, ecco, esatto. Ricordo. No, il Teramo nel senso che quest'anno una sola retrocessione dopo lo spareggio, bisognava fare compiere un'impresa, effettivamente è così. Speriamo che possa ancora farcela, cioè, il Teramo, tra poco ne parleremo. È difficilissimo, lo so. Farà sicuro. A meno d'accordo. Che gli dai 4 punti al Vicenza, leva il Sant'Arcangelo. No, perché poi c'è anche l'attesa, no? Il Vicenza può essere restituito al Vicenza, può essere restituito qualche punto al Vicenza la prossima settimana, perché la giustizia sportiva si muove così, no? Per quello, cioè, sempre alla fine. Beh, esatto, cioè, vedi, mai a tempo debito. Vedi, per esempio, basta sempre attenti. Pazzesco. Vedi le scelte delle volte dei presidenti. Sì. E Campitelli ha mandato via Asta. Asta sapeva i limiti, quella squadra con i pareggi andava avanti. Sì. E prima dicevo, prima della trasmissione, se Repetto fosse rimasto a Teramo, sicuramente Asta non andava via e il Teramo si salvava. Sì. Ma i Coisee, secondo me. Sicuramente, vabbè. Sicuramente. C'è da dire una cosa: fatti. Sicuramente l'impatto del caro amico Ottavio Palladini non è stato dei più positivi, perché nelle prime 5 partite ha fatto soltanto 2 punti. Stravolgendo, no, nelle prime 5 partite, 2 punti, stravolgendo un assetto che comunque portava. Sì, un punto ogni 2 settimane, però portava i pareggi. Qualche certezza. C'è il 3-5-2. Poi è tornato al 3-5-2 lo stesso Palladini e ha fatto soltanto 13 punti in 14 partite, Ottavio. Quindi è chiaro, con un mercato completamente cambiato a gennaio, cioè con un attacco completamente cambiato. Quindi, insomma, comunque sì. Vabbè, andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, chiamo da Lanciano. Salve. Quel signore anziano che sta facendo dei pronostici non ci ha mai azzeccato un pronostico, quindi ti dica di smetterla con questi pronostici. Io non sono anziano, sono vecchio, è diverso. È un suo amico? È solo un suo conoscente, ma ogni volta che fa un pronostico lui non ci ha mai, quindi te lo dica. Sì, sicuro lo conosco. Vabbè, come si chiama? Vi dica che abbiamo una montagna di fave sul tavolo. Lo aspettate a tavola? A cena? Lo state aspettando? Sì. C'è una montagna di fave fresche. Ho capito, ma adesso capirà chi siamo. Hai capito? Complimenti per la trasmissione. Grazie. Ma con chi parliamo? Possiamo sapere il nome, sì. Nicola Di Cecco. Devo andare a casa sua. Ecco, quindi l'avevi riconosciuto. Andare a casa sua. Allora l'avevi riconosciuto. Tempo per mettere. Sì, perfetto. Grazie signor Nicola. Grazie a voi. Che poi lo zio di Domenico. Lo zio di Domenico? Sì, lo zio. È ancora in linea? No, è andato via. Vabbè, lo zio di Domenico che quest'anno ha giocato nel Francavilla. Ottimo giocatore, devo dire. 35 anni, se non vado errato, classe 83.
ha fatto molto bene nel Lanciano negli ultimi anni. Ha fatto benissimo ad Avellino. Ad Avellino, capitano. Come no? Aveva giocato nel Chieti. Quando ero io a Chieti, lui era il primo a arrivare e l'ultimo a andarsi. Sicuramente un'ottima carriera. E poi un ragazzo esemplare. E questa è la cosa più importante. Allora, 21:15, facciamo così, dobbiamo andare in fretta, però vediamo anche il gol del Pescara, perché sennò faccio vedere solo gli errori, che poi c'è stato uno in occasione del gol. Facciamo vedere il gol del Pescara, siglato da Valzania, quinto sigillo in campionato per il classe 96 di proprietà dell'Atalanta, il tocco di Brugman per Valzania, poi combinazione splendida con Pettinari, la sponda perfetta e il sinistro incrociato imparabile per Montipò Palorete. A voi il commento. Bel gol, bel gol. Bel gol, ottima la sponda, l'1-2, è ottimo il calcio. Sì. Poi l'Atalanta, bel giocatore. Bel giocatore, assolutamente. Aldo? Beh, è stato un gol bellissimo, sia proprio l'esecuzione perfetta. L'esecuzione sì. Perfetta. Però, guardando questo, dopo il pareggio del Pescara, dopo il palo, c'è stato un momento in cui il Novara ha avuto un calcio d'angolo, sono andati via in tre e ha sbagliato, sì, mi sembra, il passaggio o Pettinari o no, il 7, Mancuso. Mancuso, sì. Se avessi indovinato il parcheggio, eravamo in superiorità numerica. E lì veramente potevamo fare il secondo. Quindi era Mancuso. Incontentabile, sei incontentabile. No, io onestamente, okay. Però... io ti ho detto martedì scorso, ho detto un punto a Novara, un punto con l'Ascoli e a Venezia. La politica dei piccoli passi, piccoli passi. Però il suo amico che lo conosce da tantissimi anni ha detto non ci azzecca mai, quindi bisogna preoccuparsi. Il mio amico Nicola ha detto meglio che non Nicola, meglio non dire i pronostici perché sono sempre il contrario. E infatti il Bologna è in vantaggio a Torino, cioè è una cosa clamorosa. Porta una clamoroso. Dunque ha segnato proprio in questo momento, diciamo anche in diretta però il gol. Però te l'ho detto prima, Massi, 1-0. Gol sul rigore di Verdi, Simone Verdi ha sbloccato il punteggio. 4 minuti fa. È vero, hai ragione. Verdi ha portato se la Juventus perdesse lo scudetto, io sarei la persona più felice al mondo. Serie di colpi di scena in queste giornate finali. Alla fine, di serie. Vedremo quello che succederà, però siamo al 30. Il nostro responsabile italiano della Juventus. E chi sarebbe? Paolo. Ah, è vero, hai ragione. Adesso non avevo capito l'allusione per Paolo Marchetti, che naturalmente domani sarà la domenica sportiva e lunedì immancabilmente nel salotto di Solo Calcio. Dunque Bologna in vantaggio a Torino, il gol sul rigore di Simone Verdi, ma torniamo allo stadio Silvio Piola di Novara, in sala stampa 91esimo, sulla possibile, auspicabile a questo punto, conferma di Pillon. Sentiamo Giorgio Repetto avvicinato a fine partita in esclusiva dal nostro Enrico Giancarli. Beh, vabbè, penso che Pillon non è l'unico a cui piacerebbe rimanere a Pescara. Di tutti gli allenatori che ho visto in questi anni sono stati... Repetto piacerebbe se restasse? Ah, vabbè, ma intanto dobbiamo finire questo campionato. Per Pillon sì, ci mancherebbe, è un allenatore secondo me bravo, sa fare il suo mestiere, ha dato un'identità buona alla squadra, ha fatto tutto, però voglio dire, noi dobbiamo finire questo campionato, io non voglio che oggi sia un punto d'arrivo, questo dobbiamo ancora chiudere bene perché abbiamo l'Ascoli, abbiamo il Venezia, sono due partite che da sole, proprio per come si presentano, devono stuzzicare la volontà dei giocatori a finire nel miglior modo possibile. Se nell'idea futura che sta pensando Repetto c'è Pillon? Ma io sono come Pillon, anche io ho un contratto fino a fine anno, quindi non posso decidere io oggi. Rigiro la domanda, a Repetto piacerebbe restare? Vabbè, ma io vivo a Pescara, quindi ci mancherebbe, non è un problema. Queste domande adesso rigiratele un po' tra un po' di tempo, fermati. Insomma, Giorgio ha detto una cosa, non so se interpretarla in un certo modo o in un altro, comunque Giorgio ha detto, Pillon è bravissimo, chiaramente l'ho scelto io, sono contento per come la squadra, no, per come ha portato la squadra a reagire in queste ultime partite, non era facile, ha dato identità all'11 biancazzurro, è un ottimo allenatore, però non voglio che questo sia un punto d'arrivo, voglio che la squadra chiuda bene il campionato. Come si può interpretare questa? Si può interpretare, ha parlato benissimo, ha esperienza di tantissimi decenni, Giorgio, e ha detto quello che doveva dire, perché cioè, è così. In sintesi, cioè, praticamente, lui dice sì, Pillon merita la conferma, questo è un po' il sunto, però non dipende da me, insomma questo potrebbe essere
il concetto. Sì, no, la cosa importante che ha detto è che bisogna prima finire il campionato, nel migliore dei modi, perché come ha detto anche e sanno tutti, bisogna ottenere la matematica. Poi si possono iniziare i discorsi normali del calcio. Vabbè, però un'idea già ce la devi avere, dai Gianluca. Cioè, l'allenatore ha lavorato bene, ha toccato le corde giuste, ha risollevato il Pescara. Una parvenza di idea ce l'hai, se confermarlo o meno, no? Sì, non è detto che quando arriva la matematica ci saranno delle decisioni. Tu dici che aspettano proprio? Secondo me sì. Lui ha ragione di aspettare. Secondo me sì, è così. Nel calcio è così. Il calcio è imprevedibile, però... Poi per quanto riguarda il mister... Oggi ho sentito la dichiarazione che ha fatto Pillon a Sky, l'ha stuzzicato Daniele Barone... Sì. E ha detto: guarda, io a Pescara sto benissimo, mi piacerebbe restare perché ho conosciuto dei ragazzi eccezionali. Dichiarazioni vecchie già rilasciate, sì, ma l'ha dette oggi, alla oggi. Vigilia della partita col Novara. Sì, ma l'ha dette oggi. Già le abbiamo ascoltate. Le ha ridette oggi. Ma questo lo sapevamo, che lui voglia rimanere a Pescara. Sono tutti i presupposti che poi dipende da Sebastiano. Però posso dire una cosa? Sì. Cioè, io a oggi non penso che ci sia un allenatore che non vorrebbe stare ma come ha detto, non ho mai sentito. Come ha detto lo stesso Giorgio a fine partita, mi sembra scontato. Sì. Allora ci dobbiamo fermare per l'ultima volta, poi chiuderemo col Teramo, partita importantissima domani con la Reggiana, bisogna vincere, sperare. In realtà c'è anche una combinazione, pareggio con la Reggiana e sconfitta del Fano a Fermo. Tu in pensi che il Fano no, vabbè, però non fare pronostici. Alla fine parliamo. Dei tifosi del Teramo. Però è una eventualità che bisogna sì, dire. Tutto se il Teramo pareggia e il Fano perde a Fermo, il Teramo si salva e il Fano va ai play-out, perché nello scontro diretto il Teramo ha vinto in casa col Fano e ha pareggiato in terra marchigiana proprio domenica scorsa. C'è questa eventualità, remota però c'è. Ci dobbiamo fermare per l'ultima volta, linea Roberto Cherchi. Allora, abbiamo 4 minuti, li dobbiamo sfruttare alla grande, con grande dinamismo, sì, devo dire, con grande dinamismo. Allora, 21 e 24, quasi 25, vediamo il quadro completo degli incontri del campionato di Serie C. Domani l'inizio è contestuale alle 17:30, tutte le partite del girone B. Allora, vediamo il quadro completo. C'è da dire che il Teramo, già ricordato più volte, ospiterà la Reggiana, che è ancora in corsa per il secondo posto, dunque sarà una partita vera, perché la Reggiana chiaramente, se fa seconda, poi sarebbe agevolata poi nei playoff promozione. Allora, Teramo Reggiana, Triestina San Benedettese, Südtirol Mestre, Sant'Arcangelo Ravenna, Pordenone Renate, Padova Gubbio, Fermana Fano e Albino Leffe Vicenza. Bisogna considerare il Fano, il Gubbio che gioca a Padova e poi il Sant'Arcangelo del figlio di Zeman Karel, che ha cambiato passo, ha cambiato marcia al team romagnolo. Sant'Arcangelo ospita il Ravenna, è praticamente fatta, sembrerebbe così. Vediamo la classifica aggiornata dopo 37 turni di campionato. Il Padova, il ritorno del Padova in B di Bisoli, che è stato già confermato, 60 punti, poi via via tutte le altre formazioni. Nelle zone basse della classifica, Fermana è già al sicuro, Gubbio e Sant'Arcangelo 36 punti, Fano 35, Teramo 34, Vicenza 31. Se il Teramo dovesse arrivare a pari punti con Gubbio e Sant'Arcangelo, la classifica avulsa penalizzerebbe il Teramo, quindi il Teramo farebbe play-out. Esatto, il Teramo ha una eventualità in caso di pareggio, abbiamo detto, con la Reggiana. Se il Fano perde a Fermo, Fano fa i play-out, il Teramo si salva, però è chiaro che il Teramo deve vincerla questa partita e sperare. Vincere e sperare, che non è una cosa semplice. Insomma. Spero che il Padova faccia il Padova, perché se il Teramo dovesse vincere domani, il Gubbio rimarrebbe a 36. Sì. È tutto per sta vedere se il Padova fa il Padova. Assolutamente. Perché però la situazione... situazione difficile, tra l'altro è stato ingaggiato Zichella, ex vice di Asta, che ha detto sì. Situazione un po' particolare anche questa, no Gianluca? Ma bisognerebbe chiedere a Asta, se uno fa parte di uno staff... Asta ha rifiutato, ha accettato invece. Ma la dignità non ha prezzo, però molte volte non è così, perché bisogna andare a... Bisogna capire come stanno le cose. A livello privato le persone come stanno, quindi per poter giudicare bisogna conoscere i fatti. Allora, per quanto riguarda il Teramo, sarà presumibilmente un 4-2-3-1.
quindi si torna alla difesa a 4, Calore e Trepali la probabile formazione, Sales, Caidi, Speranza e Ventola a comporre il reparto arretrato, i due mediani Graziano e Ilari, dunque De Grazia a parte della panchina, stessa cosa dicasi per Amadio, Bacio Terracino e Varas esterni, Tulli nella terra di nessuno alle spalle di Panico in vantaggio su Gondò. La partita sarà difficile e è importante per entrambe le squadre, perché la Reggiana deve vincere, cioè il punto non serve a nulla. Giusto l'assetto offensivo, insomma, la no? 4-2-3-1 o la va o la spac. No, deve cercare di vincere per posizionarsi alla seconda posizione. Idem il Teramo, quindi sarà una bella partita. Il Teramo gioca in casa, se vuole salvarsi deve fare una partita intelligente, ci vuole freddezza, però deve cercare di attaccare e portare a casa i tre punti. La Reggiana 3-5-1-1, tra l'altro allenata da Eberini, ex portiere del Chieti, fine anni 70 se non vado errato, e Facchin Trepali, Lombardo, Genevier e Palizzi, trio di centrali di difesa, dunque Genevier che è un centrocampista, viene arretrato nel cuore della difesa, Vignali e Manfrin esterni, Riverola, hanno anche Riverola che secondo me è un ottimo giocatore, ex Bologna e Foggia se non vado errato, insieme con Bob e Carlini a metà campo, poi Cattaneo alle spalle, ex Pordenone, alle spalle di Cianci, ci sono tante assenze nella Reggiana, ve le ricordo, non convocati Bastrini, Rozio e Spanò. Rozio che tu conosci perché hai avuto a Pisa, mi pare, no? Sì, un breve periodo, sì, ma è un bel giocatore. Un bel giocatore. Come anche Varela che tu conosci a Pisa, insomma ai tempi del Pisa, quindi non sono passati 10 anni, lo scorso anno. Varela che gioca nell'Ascoli. Sì, ragazzo favoloso, grande talento. Grande qualità. Io ogni tanto ci sentiamo veramente. Grande qualità. Io lo vedo giocare. Vincemmo 2-0 in Coppa Italia a Brescia. Fece una partita stupenda. Ricordiamo che questo signore lo scorso anno in estate, un'estate travagliata per la società pisana, ha guidato per due partite la prima squadra e si è qualificato al terzo turno di Coppa Italia, al quarto turno. Vincendo due partite contro il Brescia e la Salernitana. Sì, sono fra i tre allenatori nella storia in più di 100 anni che sono riusciti. Poi ti hanno detto grazie, arrivederci e grazie, ti hanno dato il ben servito dopo due vittorie, pensa un po' storiche. No, non è ben servito, è cattivo servito. Cattivo servito, lo so, purtroppo. Va bene. Non fai parte della parrocchia giusta. Lo so, questo è il discorso. Qui, ti volevo dire una cosa, proprio del Teramo, dicono, a parte Ventola che a me piace tantissimo e del Pescara, che un futuro giocatore del Pescara dovrebbe essere Bacio Terracino. Potrebbe. È un classe 92, potrebbe, è un buon giocatore. Sicuramente lo scorso anno ha fatto molto bene a Lumezzane, anche quest'anno 9 gol. Ha talento, è un giocatore brevilino che ha qualità, ha anche una bella conclusione col destro, dribbling, insomma un giocatore molto interessante nel pieno della maturità perché ha 26 anni. Mi consenti di salutare un amico che oggi, dopo tanto che tu conosci pure, il professor Luigi Dippolito. Come che no, faceva l'allenatore e adesso fa il commissario. Lo salutiamo insieme, lo salutiamo caramente. E mi ha fatto piacere, ma ci siamo sentiti a telefono dopo tantissimi anni. Lo salutiamo caramente, io devo salutare necessariamente voi perché sennò Roberto Cherchi si arrabbia e io ne avrebbe mi aspetto una le fave, ti aspetto le fave. Grazie a Gianluca Colonnello, grazie ad Aldo Fattore, grazie soprattutto al nostro Roberto Cherchi, a voi per l'attenzione, grazie ancora e buona serata. Oh, I've been shaking, I'm loving with you.